Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nei tesori del Tempio. Vide anche una vedova povera che vi gettava 2 monetine e disse: «In verità vi dico, questa vedova così povera ha gettato più di tutti». Tutti costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella, invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere. La generosità è una cosa di tutti i giorni, è una cosa che noi dobbiamo pensare: come posso essere più generoso con i poveri, con i bisognosi, come posso aiutare di più? Noi possiamo fare dei miracoli con la generosità delle piccole cose, poche cose. Forse non facciamo questo perché non viene in mente. Ma c'è un'altra malattia, che è la malattia contro la generosità oggi. La malattia del consumismo, una malattia grossa del consumismo di oggi. Il spendere più di quello che abbiamo bisogno. Una mancanza di austerità di vita. Questo è un nemico della generosità. E la generosità materiale, pensare ai poveri, questo posso dare perché possano mangiare, perché si vistano, queste cose, ha un'altra conseguenza. Allarga il cuore e ti porta alla magnanimità.